secondo lei non è un passo avanti la fatturazione elettronica? Ma abbiamo visto innanzitutto che siamo di fronte all'ennesima riforma a metà. Sulla delega fiscale mancano delle parti fondamentali e importantissime che per l'ennesima volta vengono rinviate, si conferma il governo degli annunci, delle promesse e delle promesse che non vengono mantenute. L'abbiamo sentito dal servizio, abbiamo sentito gli imprenditori, gli artigiani che hanno parlato, non si avrà semplificazione ma probabilmente si avrà una complicazione, non si avrà una riduzione dei costi ma si avrà una moltiplicazione dei costi. Oggi le nostre aziende, i nostri imprenditori, i nostri artigiani chiedono altro al governo, chiedono semplificazione, chiedono meno burocrazia e soprattutto chiedono una pressione fiscale equa e giusta. A differenza di quello che il governo Renzi sta annunciando, le tasse in Italia sono aumentate soprattutto a carico delle imprese e delle famiglie.